Basta incidenti sulle strade, basta con le multe e le franchigie a carico dei lavoratori. E questo il grido d'allarme lanciato dai lavoratori della UIL Trasporti Piemonte, RSA, che protestano contro i ritmi di lavoro ritenuti intollerabili e gli emendamenti di marcia imposti dall'algoritmo di Amazon. Le parti si erano riunite nei giorni scorsi in videoconferenza anche per discutere sulla cassa integrazione negli impianti delle sedi di Brandizzo, nel torinese, Marene in provincia di Cuneo e Fubine in provincia di Alessandria. Questa mattina i lavoratori sono scesi in sciopero dalle 8 alle 10 con presidio davanti alle sedi di Brandizzo e Fubine. Noi oggi siamo qua, manifestiamo tutto il nostro dissenso verso l'azienda Amazon che ci dà da lavorare, che ci dà da consegnare, per il semplice motivo che abbiamo i carichi di lavoro sono esasperanti per tutti questi ragazzi che sono qua a consegnare. Fanno sì che tutti questi signori corrano per la strada per poter portare a casa la giornata, quindi consegnare tutti i pacchi. Tutto questo ci porta a portare a casa dei gran verbali, punti sulla patente e danni ai furgoni, che non paga Amazon, non paga l'azienda, ma paga il driver. Chiediamo un cavolo di confronto, che ci hanno detto che ci daranno, e quindi vedremo i dati e cerchiamo di vedere dove riusciamo ad arrivare. Abbiamo fatto uno sciopero che siamo contenti perché finalmente abbiamo dato visibilità ai lavoratori che fino a ieri erano invisibili, almeno hanno protestato e hanno portato alla luce quelle che sono le loro difficoltà, le loro frustrazioni rispetto al tipo di lavoro che fanno. Noi speriamo che con questa manifestazione di oggi si aprano le porte e possiamo di nuovo sederci, come dire, al tavolo e cercare di risolvere quelle che sono le problematiche che sono fondamentali in questo cantiere, a partire anche dal precariato, perché una buona parte, la maggior parte di questi lavoratori sono tutti part-time, quindi, e non è una cosa oggigiorno che i part-time di regola io li ritengo lavoratori precari, perché non si possono né intestare un contratto di affitto né tantomeno magari accedere a un finanziamento e comprarsi una macchina, questo poi è.